Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui perché voglio condividere con voi il mio ultimo shopping, i miei ultimi acquisti fatti in questi ultimi mesi. Quante volte ho detto ultimi? Comunque, magari sono tutte cose che anche solo velocemente vi ho già mostrato su Instagram, però per tutte le persone che non mi seguono lì, anzi, se volete appunto mi trovate anche su Instagram, vi lascio tutto qua sotto nell'info box. Comunque, tutto quello che non vi ho già mostrato qua su YouTube, ma che vi ho mostrato appunto velocemente su Instagram, oppure che non vi ho mostrato per nulla, ora sono qui a farvelo vedere, a condividere con voi. Inizierei dall'acquisto più recente, che forse è quello che mi dà più soddisfazione, a parte una nota dolente, ma poi capirete. Ho acquistato da Victoria's Secret online. È la prima volta che compravo qualcosa di Victoria's Secret. Per chi non lo sapesse, c'è anche il sito italiano e quindi ho deciso di acquistare due cosine che diciamo che ero fissata. Ho acquistato questo zainetto che è presente in diverse colorazioni, perché c'è anche nera e c'è nera con delle borchiette. Poi perché questi sono modelli vecchi, quindi li stanno iniziando a togliere, ma in realtà c'era anche un bel fucsia acceso. Comunque, ci sono diversi modelli di questo zainetto. Appena mi è arrivato, l'ho subito indossato dal giorno seguente. Devo dire che è molto comodo perché ha queste bretelline sottili, quindi è come non sentirsi niente indosso. E l'ho scelto di questo rosa baby perché io, che lo dico a fare, amo questo colore. All'interno è fatto in questo modo, può sembrare piccolo, ma in realtà è molto spazioso. Ci sta il portafoglio, il cellulare, la monchina, tutto quello che ci deve stare. Mi trovo comoda poi perché tirando questo qui si apre un'altra lampo qui davanti dove io ho sempre portato di mano le chiavi di casa e della macchina, che tutte le volte, ditemi se sono l'unica, quando li metto in una borsa o in un qualsiasi zaino, devo sempre stare a cercarli, mentre sapere che sono qui esclusivamente qua, io prima di aprire la macchina, prima di aprire la porta di casa, so che sono qui, faccio subito, cioè non è snervante la ricerca e mi piace tantissimo questo colore. La nota dolente arriva nel momento in cui io ho acquistato questi prodotti con lo sconto del 20% di benvenuto, ma successivamente li hanno scontati, ma tipo 2 giorni dopo li hanno scontati a 35 euro, sia questo zainetto che l'altro prodotto che vi sto per mostrare. In pratica sono andati sconto le cose che ho comprato io, come a dire, facciamola rosicare. Quest'altra borsa invece che ho acquistato non l'ho ancora utilizzata, vedete, c'è ancora il cartellino e ho deciso di prenderla nera. Questa è stupenda anche rosa, che però da sempre esaurita. Questa qui si presenta in questo modo, quindi con la sua tracollina. Mi piace tanto che la tracolla così e non fatta in questo modo perché dà fastidio sulla spalla, però se volete si può staccare la tracollina e quindi vi rimane una semplice borsetta a mano, staccando ovviamente anche l'altro, quindi diciamo che si può utilizzare in due modi. L'interno ha una lampo, come vedete, poi qui davanti invece col bottoncino ha comunque un altro divisorio, quindi è divisa, è piccolina sicuramente, però anche qui ci sta il giusto e poi la trovo comunque una borsa molto bella, molto elegante anche da utilizzare. Per la sera, più che per il giorno, mi piacerebbe questa qui utilizzarla con qualche outfit serale, ecco. E mi piace molto, la trovo veramente valida, carina per tutte quelle occasioni che non si sa che borsa abbinare. Mi arriverà in soccorso, anche perché mi mancava una tracollina così piccola, nera. Per passare a un affare che ho fatto su Amazon, peraltro non vi ho specificato i prezzi, ma troverete tutti i link diretti al prodotto, a tutti i prodotti qua sotto nell'info box. Comunque ho fatto un affare su Amazon, ho trovato queste scarpe dell'Adidas, in particolare sono le Superstar che ora vi mostro. E le ho acquistate a 35 euro. Queste qui ve le ho appena visto che c'era questa promozione, questo sconto. Ve l'ho detto in tempo record, quindi in tempo reale su Instagram, perché almeno chi fosse interessato poteva comunque usufruire della promo. E sono queste classiche Superstar che io già avevo. Proprio fatti in questo modo, li avevo anche con le strisce rosa, li avevo tutte rosse, ma comunque con l'andare del tempo un po' si rovinano e quindi ho deciso di riprenderle perché mi piacciono molto, stanno bene con tutto e sono contenta di averle pagate solamente 35 euro e ho preso un 38, quindi erano scontate da 70, peraltro avevo un buono da 5 euro e
che penso che in quel momento girava un po' tutti, e quindi niente, 35 euro queste scarpe sono come regalate, perché a chi piacciono, a chi già le ha, sa benissimo che numero 38 parte da 70 euro e poi si arriva a 100, anche 110. Comunque sono stata contenta di averle prese. Seguitemi su Instagram perché quando ci sono queste occasioni io vi aggiorno tempo record. Passiamo a Calzedonia, quindi ci avviciniamo alla stagione ovviamente del mare, e ho voluto fare appunto degli acquisti per quanto riguarda i bikini, cioè prendere qualche costume perché non ne compravo da un bel po'. L'anno scorso mi ero arrangiata con uno intero, peraltro io in vita mi ero mai messo il costume intero, che avevo pagato una sciocchezza 10 euro su Bonprix. Quest'anno ho detto no, voglio prendere qualcosa di tra virgolette più carino, ma in realtà mi ha smosso a fare appunto l'ordine online per ricevere in omaggio questa bellissima borsa che io ho acquistato un mese fa, quindi non so se al momento è attiva anche la promo, però come vi dicevo vi lascio il link qua sotto. E comunque il regalo potevate scegliere tra diverse varianti di borse, io ho scelto questa qui. Innanzitutto vedete ha i cordini in corda, quindi mi piace tantissimo a me per l'estate. L'ho scelta in questo modo perché come vedete è tutta brillantinata, poi mi piacciono queste nappine. E mi piace la stampa appunto con tipo tropicale, con questi uccelli, mi piace tantissimo. E anche all'interno si presenta con tutta questa stampa. È bella grande, ovviamente se avete famiglia dovete optare per un'altra borsa in più a questa, anche se grande. E ora vi mostro i costumi. Ho già messo all'interno anche i solari per quando andrò. E devo dire che questa qui comunque, se è finita la promo, che la ricevete gratis, si può anche acquistare e costa, se la comprate senza promo, 24,95. Quindi volendo, se proprio vi piace tantissimo, c'è modo di acquistarla. Allora, io ho preso dei pezzi sfusi, nel senso che da Calzedonia possiamo comprare il completo, ma possiamo anche decidere di abbinare come vogliamo. E la cosa bella anche che anche se prendiamo un completo, possiamo decidere sia la taglia della parte sopra e possiamo decidere una taglia differente, quindi più grande o più piccola per la parte sotto. Quindi magari per chi ha un seno grande ma una vita piccola, per chi invece non ha seno ma è abbastanza, diciamo, prosperosa sotto, si può ricorrere a tutto perché comunque io, come vedete, non sono più su forma e qualcosa per me l'ho trovato. Parto col primo pezzo, poi vi faccio capire meglio perché vi faccio vedere anche la foto come deve stare sulla modella. Ed ho acquistata questa specie di fascia, che poi in realtà non è una fascia, senza imbottitura, senza ferretto, senza niente. Mi piaceva tanto perché si mette modi canotta. Vedete che ha questi due laccetti che si legano quassù nella spalla e quindi decidete voi quanto tenere su questa sorta di fascia barra canotta, oppure possiamo legarla anche a X sul dietro. Comunque ho scelto per prima cosa questa fantasia lilla brillantinata. Lo stesso l'ho preso, quindi lo stesso sopra, l'ho preso anche di questo altro colore, che quest'altro è un bel arancione, fluo, corallo, sempre brillantinato. Sotto il sole questi spiccheranno tantissimo. Ve li faccio vedere perché in pratica indosso stanno così. Vedete che si legano appunto sulle spalline. Il retro è così, ma possiamo comunque metterlo anche in quest'altro modo. Vedete, quindi possiamo fare questo intreccio che secondo me è molto molto carino. Poi vedete dietro ha una bella chiusura larga, quindi io esempio ho preso una quarta di queste e avendole provate sembra che regge bene. Poi starà da vedere tutto al mare. Comunque per i sotto invece ho preso delle cose un po' più basiche, ovvero ho preso una classica mutandina con i laccetti nera, che questa comunque possiamo sfruttare, cioè posso sfruttare quest'anno con questi sopra, ma anche i prossimi anni, perché io tutte le volte che ho comprato dei costumi Calzedonia, quelli di colorazioni fluo mi duravano poco perché si sa che il sole sbiadisce i colori. Costumi neri comunque mi sono durati veramente tantissimo. E ho preso questa qui con i laccetti. E poi ho preso anche un altro sotto che in realtà non ha il laccetto, è una mutanda liscia, solo da un lato c'è un po' di. Vedete, è un po' fatto in questo modo, non so come. Comunque è una bella mutanda, bella coprente, che in teoria non è a vita bassa quanto l'altra.
L'unico completo che ho preso è di quello lilla, come potete vedere, che è fatto arricciato. L'ho preso perché costava 10 euro, veramente una sciocchezza. Quindi ho detto, dai, se ho voglio, abbino il costume intero, ma se no posso fare in questo modo, faccio in quest'altro modo. Comunque diciamo che di base ho due costumi. Qui sotto mi sbizzarrisco a cambiarli come voglio. Passerei a due cose che mi sono state regalate, però ve le inserisco ugualmente in questo video. Il primo è Pandora, perché in pratica su mia scelta mi sono stati regalati questi orecchini, dun dun dun, questi qua, che da così non si vedrà nulla. Sono due cerchietti a forma di cuore in oro rose, quindi in oro rosa. Sono veramente piccoli e delicati per tutti i giorni, non si vedrà nulla, quindi ho deciso di indossarli, almeno così. Magari forse riuscite a capire, comunque sono fatti in questo modo. Li avevo anche visti da una ragazza sempre in un video di YouTube, ancora prima di sapere che erano di Pandora, mi sono accorta subito e mi piacevano tanto perché sono piccolini ma delicati, come potete vedere, quindi da tenere su tutti i giorni e sono carini, sono veramente carini, cioè mi piace tanto questa particolarità di avere il cerchietto a cuore. E comunque sono appunto placcati, non è semplice argento, ma c'è la placcatura, mi sembra di 14 carati, vi controllo subito. Sono descritti sul sito come orecchini a cerchio cuore asimmetrici, come potete vedere, e in pratica sono esclusiva lega metallica placcata oro rosa 14 carati. Quindi devo dire che se anche non tollerate l'argento, questa placcatura fa in modo che non avete problemi. Un'altra cosa regalata che vi dicevo è della Thun. Come sapete, ho anche una grande passione per Thun. E ora vi mostro subito questa meraviglia presa col 30% di sconto. Guardate che bello! In pratica sarebbe questa tartaruga con il suo figlioletto messo appunto a galoppo sulla spalla. Per me è dolcissimo e tenerissimo. La Thun fa spesso mamma e figlio, però la tartaruga porta anche fortuna. E poi, come vedete, c'è questo quadrifoglio con il cuoricino. Mi piace tanto ed è la dimensione grande, cioè sotto il maxi, che è quello più grande, quindi veramente molto molto bello. Questo è veramente stupendo, potrei dirlo all'infinito. E da Jewel Candle, come avete visto anche nei precedenti video, se non li avete visti, li trovate sempre qua sotto nell'info box. Ho preso un'altra candela perché in pratica con diversi sconti e diverse promo, eccetera, eccetera, l'ho avuta gratis. Ho pagato solamente la spedizione. Questa candela è buonissima. Innanzitutto si chiama Koala, veramente è buonissima. Questa penso che è una di quelle candele che piace a tutti perché sa di buono, sa di pulito. E all'interno, se per chi non lo sapesse, queste candele Jewel Candle hanno un gioiello in argento 925. Alcuni modelli di candele li hanno anche placcati oro, però in questa qui ero a conoscenza di ricevere, di trovare un braccialetto. E come vi avevo mostrato su Instagram, ho trovato questo bellissimo braccialetto Koala, che adesso eccolo qui. Cioè, ma quanto è carino! Questo per un po' l'ho sempre tenuto su, poi dopo mi svegliavo la mattina che mi stava stretto. No, è troppo bello. Dopo la delusione delle altre due candele che avevo preso col 50% di sconto, questo qui devo dire che ha recuperato alla grande perché non mi erano piaciute per niente. Gli oggettini, quelli che ho trovato nelle altre candele, cioè, ve l'avevo poi detto su Instagram, una delusione totale. No, non ci siamo veramente. Se volete capire appunto di che candele sto parlando, che secondo me sono proprio da evitare, sono quelle unicorno. Comunque vi dicevo che trovate il link al video qua sotto, perché anche preso il 50% di sconto, se devo trovarci dei gioiellini che sembrano bigiotteria trovati nelle patatine, anche no. Comunque, per questo video ho concluso. Mi guardo intorno. Sì, vi ho fatto vedere tutto. Questi sono gli acquisti degli ultimi mesi, alcuni appunto più recenti come quelli da Victoria's Secret oppure Thun, che si parla anche di 2-3 mesi fa. Comunque, sono tutti gli acquisti fatti nell'ultimo periodo e spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato lo spunto per qualche
motivo di shopping che io ho sempre spunti, anche se nessuno me li dà. Comunque sono nata proprio spendacciona, spendacciona però con criterio, perché comunque mi piace acquistare con gli sconti, mi piace acquistare con le promo, non è che mi butto così di impeto. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un immenso bacione, se vi va iscrivetevi al canale, basta cliccare qui sotto e se vi va ci vediamo in un prossimo video.